Ciao ciao amici del bosco, come va? Io sono sempre un po' indaffarata, imprevisti, fotografie da riordinare, misteri da risolvere, articoli da scrivere, il blog notes pieno di idee. Con la bella stagione le giornate si allungano, questo lo sapete, no? E come potete immaginare, più le giornate sono lunghe e più sono le cose che accadono. Insomma, un grande lavoro. Ma nonostante questo, ho trovato il tempo di organizzare una nuova call con la mia sorellina adorata. L'adorate già anche voi, non è vero? Ditemi, amici miei, voi lo avevate visto mai un canguro? E un koala così piccolo, un koala abbracciato a un ramo? Lo avevate conosciuto? Io no. E pensare che mi sono sembrati gli animali più strani che abbia mai visto. E invece no. Anzi, il canguro e il koala sono alquanto ordinari rispetto a tutti gli altri animali di cui Marta ci parlerà oggi. Sapete cosa mi ha detto? Attenti, state per non credere alle vostre orecchie. I 10 animali più strani del mondo vivono in Australia e non sono né il koala né il canguro. Se ne stanno tutti lì, nella stessa bella terra. I più strani, capite? Quanto è fortunata mia sorella essere lì. Ed è proprio giusto che condivida questa sua fortuna un po' con me e un po' anche con voi. Non credete? Ah, eccola, eccola. Sta chiamando puntuale come un orologio svizzero. Chissà perché nessuno dice mai puntuale come un orologio australiano, allora. Pronto? Pronto, mi senti, Marta? Sì, ecco, ora ti sento. Cominciamo? Vai, Marta! Numero 1. Questo amichetto rotondo può raggiungere i 50 cm di diametro quando si gonfia. È uno degli esemplari più curiosi e carini della fauna marina. È il pesce palla! Numero 2. Quando è stato scoperto per la prima volta, si pensava che fosse uno scherzo, che qualcuno avesse cucito il becco di un'anatra a una lontra. Chi avrebbe mai immaginato un miscuglio simile? È l'ornitorinco. Numero 3. Il secondo più grande uccello del mondo, dopo lo struzzo. Quando ha paura corre a 50 km orari, ma non può volare e sono pronta a giurarlo alle ossa verdi. È l'emu. Numero 4. Mangia insetti e lombrichi. È un mix tra un porco spino e un formichiere. Oltre agli ornitorinchi, è uno dei due mammiferi che depone le uova. Quando nasce è nudo, ma poi piano piano si ricopre di spine. È l'echidna. Numero 5. Ha il marsupio come i canguri, ma canguro non è. Somiglia un po' a un orso e un po' a un roditore. È muscolosissimo. È il wombat. Numero 6. Può raggiungere quasi il mezzo metro di lunghezza ed il suo canto è simile ad una risata umana. È il cucaburra. Numero 7. È un pesce, ma è il cugino dell'elefante. Passa il giorno mangiando ed è capace di trattenere il respiro sott'acqua per più di 6 minuti. È il dugongo. Numero 8. È un piccolo dinosauro che non si è mai estinto. È inoffensivo, ha un collare ed è simpaticissimo quando corre. È il clamidosauro. Numero 9. Sembra un Pokémon, ma non lo è. Galleggia e mangia qualsiasi cosa gli fluttui davanti. È il blobfish. Numero 10. Pensavate tutti che i cigni fossero bianchi? Anche gli scienziati lo pensavano, fino a quando nel 1697 è stato scoperto il cigno nero australiano. Ciao Marta, siete stupiti quanto lo sono io? Ciao ciao amici del bosco e arrivederci al prossimo vlog. Alice sempre in cerca.